Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 554esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora ragazzi, siamo qua, non mi ricordo neanche più dove. Oslo, è vero, Oslo. Ho preso questo carico che da qua alla Battisse ci porta. Battisse che poi in teoria è francese, non so perché sia Oslo. Cioè, so che nelle ditte francesi, Battisse, però vabbè. Ci porta fino a Uppsala perché c'è ancora, diciamo, la cosa che voglio andare in questo posto qua. Al polo no, a Capo Nord, perché il polo nord è questo qua, Longyearbyen, e quindi niente, partiamo subito. Siamo un carico di 160 quintali di questa roba qui praticamente, e niente, via. Sono le 6 del mattino, si parte tranquillamente senza particolare sprescia. Il cambio ovviamente fa schifo, ma ormai abbiamo l'abitudine. Ok, bene, qua quando ero arrivato c'era un camion. Che infatti dicevo, se poi devo uscire che c'è il camion, già meno un po', perché c'era un camion messo lungo qua dove sto girando io. Ma vedete ragazzi? Che allora non me le inventavo le cose. Ora, vedete, io sono accelerato. Non so come potervelo far vedere. Si vede dai giri, insomma, vedete, posso accelerare o meno. E gira la ruota in mezzo, cioè gira l'ultimo asse. Non chiedetemi perché. Vedete? Non so il perché. Ogni tanto si bugga. Ecco, ora è andato a posto, probabilmente. Ecco. Cioè, avete visto qual era il problema? Anche prima me l'aveva dato quando ero partito. Infatti dicevo, boh, strano che cambio. Anche qua mi dà problemi, che sono vuoto, sono... tipo, semplice. Niente, dà problemi anche qua. Cioè, dà questo problema, non so il perché. Dovrò un pochino decidere a quale ruota mandare la trazione, dato che questo qui è un doppio ponte, che in teoria se abbatto il carrello tira anche l'ultima. Però... Non sa quale mandarlo e lo manda uno a caso. Si vede che sbaglia. Non lo so. Comunque abbiamo la sterzante anche qui, ragazzi. Ah, e se ve lo state chiedendo, sì, questa è l'unica strada possibile da fare. Perché di là è tutto chiuso. E io ne sono venuto di qua. Adesso è circa 2 giorni che non guido perché mi sono preso un attimino 2 giorni di riposo, che volevo staccare un attimino perché sì. Poi ho avuto anche il pomeriggio a scuola, quindi sono tornato più tardi e quindi avevo registrato qualche puntata e niente. Ora qui ad Oslo comunque ci siamo anche già stati, ve lo ricorderete anche voi ora quando arriviamo qua in cima. Questo posto qui era un po' diverso in una delle scorse versioni, però comunque in grosso modo era questo. Sì, vabbè, col primino. Basta che schiaccio, poi il 730 ce la fai a scapparne fuori, però bisogna schiacciare, perché io venivo su tranquillo, tranquillo, ma forse venivo su anche un po' troppo piano. Ok, di qui non c'è niente, di qui mi posso infilare. Mi sono allargato tanto per non passare sopra la pista ciclabile. Beh, le luci le spegniamo perché tanto c'è luce. Divieto, ma io devo entrare. Dove devo entrare qua? Qua devo entrare. Perfetto. E giù nel tunnel, ragazzi. Beh, poi magari accendiamo le luci. Accendiamo gli abbaglianti. No, gli abbaglianti qua non servono. Si ci vede benissimo. Anche senza luci va bene, però. Ce l'abbiamo, perché non tenerle. Ho creato un nuovo camion, che dato che me l'avevate chiesto parecchi ultimamente. Ho creato un S. No, scusate, un R450. Nuova generazione, next generation R450, abbastanza base, diciamo, però non troppo. Ora vi faccio un attimino vedere com'è. E vabbè, ci abbiamo ancora da provare 520. Ah, giusto, un 520 io c'ho ancora da provare. Poi il Volvo 600 e ho configurato questo, che ora vi faccio vedere. Ci metterò un attimino, eccolo qua. Sì, non è la versione aggiornata ancora, perché oh, ciò che succede. Mi si è... Io sento il sound del camion sotto, ciò. Infatti stavo dicendo, ora mi si bugga e vado a sbattere, invece no, a quanto pare se non ho ancora sbattuto. Eccolo qua. Praticamente è così.
semplice. È un R450, cabina alta in teoria, è quella alta, sì. E poi interno così, anche così. Vi faccio vedere il volante appluppiato sotto e via. Guida, chiudi. Guida. Ecco, come vedete stavo guidando, non si capisce perché si buggy così ogni tanto. Perché carica di cose di Steam, ma non c'è motivo di caricare le cose di Steam adesso. Boh, a sapere. Noi come al solito EDC a 90, perché non abbiamo tempo da perdere. Come questo Renault qui, Norfolk Line. Sì che ci credo che hanno. Beh, potrebbe anche essere, ma generalmente Norfolk Line non ho mai visto camion. C'è sempre Norfolk Line a tutti, boh, non so. A tutti no, perché non ha niente. Però ho sempre visto Scania trainare Norfolk Line. Boh. Quello là mi sembrava italiano. Boh, non lo so, mi sembrava qualcosa di italiano, ma non ho fatto, non ho prestato tanta attenzione. Ora voglio sorpassare, sì, voglio sorpassare. Perché questo qua almeno. Sì, basta freccia. Me lo tolgo da davanti, ovviamente si deve infilare la macchina, farmi rallentare. C'è un casello. Il casello potenzialmente potrebbe essere aperto sulla destra o sulla sinistra. Io vado piano, gli sto di fianco, così faccio prima a spostarmi in caso. Dove sta scritto autopass? Di qua no, di sicuro sarà di qua. Infatti, qua c'è l'autopass. Autopass, invece coin sono le monete. Perfetto, acceleriamo così. Non facciamo neanche aspettare quello, a parte che si è fermato praticamente. Qui in teoria non c'è un limite per passarci sotto, poi non lo so. Però non c'è sbarre, quindi in teoria non so come ci sia una telecamera, c'è un radar magari. Prende se hai il coso oppure una telecamera che ti prende la targa nel caso non paghi. Non ho idea. Willy Betz col Mercedes. Cos'altro se no loro? Ah, qui c'è quella zona un po' incasinata che. Vediamo. Sì, è quella dove siamo usciti la scorsa volta, sì. Volendo potevamo passare da sotto, come vedete. Giravo qui, passavo per di qui. Ma non potevamo passare tutto da sotto comunque, grosso modo però sì. E ora andiamo poi in Svezia. Uppsala, secondo me in Svezia, secondo voi non lo so, ma per me io la metto in Svezia, Uppsala. Allora, io qui forse non avrei neanche potuto fare sta cosa. Però il navigatore è tanto luminoso in sti camion, infatti nell'altro che ho fatto non c'è quel navigatore lì, ce n'è un altro. Perché questo qui è bruttissimo, non mi piace, è troppo luminoso, non ti fa vedere la strada. Potrei forse anche modificarlo, metterci io quello di RJL per dire, ma non. Poi la prossima update siamo a capo, quindi non farò. Che stanno facendo anche gli Scania, altre cabine, stanno facendo la serie 4 per questo qui, Scania mod, Mega Mod lì. Ok, mi sembrava ci fosse una rotonda, ma in realtà non è per noi la rotonda, quindi possiamo accelerare. No, beh, comunque 730 c'è. Con 160 quintali, ora sì, 160. Basta che schiacci un attimino, si porta via tranquillamente. Cioè, guardate un po'. Ora si blocca perché Eurotrack c'ha 3000 mod, ci ho messo dentro. E quindi ogni tanto si blocca, può darsi per quello. Non lo so ancora il perché, ma non fa niente. Preferisco che si blocchi un po' a giocare con tutte le mie mod che andare senza che si blocchi e giocare senza mod. Anche perché adesso non so se. No, non c'è. Comunque io sto andando tranquillo, ora il video è 30 fps, lo vedete un pochino così. Ma io in gioco ora ne sto facendo tranquillamente 60. E quindi niente. Guarda questa casettina qua. Immagino che. Ah sì, entra di qua. No, no, non si può entrare di qua. Beh, mi sembrava anche il caso, perché se siamo in autostrada, qua forse mi devo spostare. Credo di sì. Sì, infatti. Sono stato in mezzo per un pochino così sapevo dove mettermi se non era sulla sinistra andare sulla destra o viceversa. Sì, beh, però ora non ti devi bloccare così spesso.
facendo troppo casino. Anche perché non. In realtà non fa così il motore. Freno motore. Che vabbè, cosa combino? Dai che ce la facciamo. Oltretutto sono le 6 più 4 e mezza, 10 e mezza. Quindi alle 10 e mezza ci dobbiamo fermare. Sono le 8 e 10. Oh, là c'è una bella salita che vedo che c'è una doppia corsia. Superiamo un po' qualcuno se il nostro scagnone ce lo permette. Cioè, capite? Era un modo di dire perché lo Scania 730 non può non permetterci di sorpassare qualcuno. Un camion del genere, guarda un po', cioè 330 V8, insomma, cosa vuoi, cosa vuoi? Ma cosa voglio sapere? L'esperienza mi insieme a un Scania. Ok, questo qui è un pezzo di. Non è una roba, però. Non me lo sono inventato io, non è opera mia. Questo che ho appena detto. Magari qualcuno dice, ma sì, dici tanto, poi giochi ad Euro Truck, non c'entra. La facciamo? No, perché ci sto diventando leggermente vecchio, ok. Ora tu aspetti perché a meno che non mettissi in fili, non ti infili, ok. No, invece non sorpassiamo nessuno perché qui vanno su tranquilli. Se ci avessimo avuto il camion davanti, a parte che quello là davanti è un, vabbè, un due assi, ma sbiscio la via in un attimo. Ok, scalattina e via. Su così. Sì, poi vabbè. Lui sta ottimizzando per. Cioè, non è per niente efficiente, diciamo, su da sta salita. Ci mette le marce più sbagliate. Io col cambio automatico. Cioè, sarei salito almeno a 60-65 all'ora su da sta salita col manuale. E invece sono a 50. Magari quest'ultimo pezzo no. Comunque poi la potenza è quella. Però come cambiata avrei cambiato in modo da salire più velocemente. E probabilmente anche consumando meno, anzi senza probabilmente perché avrei fatto una scalata e una cambiata in meno. Quindi niente, ora entriamo in Sweden, in Svezia, che non facciamo gasolio perché sono arrivato tardi a guardare. Cavolo, potevo entrare di qui e poi girarmi, ma sono arrivato tardi. Potevo entrare anche qui, ma ce la faccio. Oh no, ce n'è più entrate? No, ho spento il cambio, no, cosa combino? No, ok, non c'è più niente, quindi niente gasolio. Ma potevo fermarmi tranquillamente, invece no. Allora, mettiamo la dodicesima. Così ora giù di qui rallentiamo tantissimo. Ok, come non detto, pensavo fosse una discesa molto tranquilla in rettilineo. E invece è molto brutta. In salita. E cioè in discesa, in curva. Infatti dicevo, ora acceleriamo, cioè non acceleriamo, arriviamo a 90, facciamo un po' di eco-drive, invece no. Tra l'altro avevo detto che in una di queste puntate avrei fatto un po' di eco-drive, un pochino così, però mi sono dimenticato completamente. Poi lo vedete, una volta che vado, arrivo a 90 già non è eco-drive, perché sei sopra il limite, quindi è già sbaglio. Qua c'è il 90, ma ne dubito fortemente che in realtà ci siano i 90 in una cosa del genere. Quindi davanti c'è un Aldi, mi pare. Sì. Bene, allora. Cambio, non stare a tenermi il motore a 1350 giri se non mi serve. Ho messo le DC, tanto ora lo dovrò togliere di nuovo che vedo che frenano. Che rottura. Quando ti frenano, che appena prendi velocità ti fanno rallentare. Ok, forse possiamo andare adesso. Ho rallentato un po' troppo, mi sa. Non ho rallentato troppo perché quello lì è fatto un mega incidente. Non chiedetemi come, ma è tipo volato via. E io so già che non si sbroglierà mai più, quindi faccio così. Ah, ecco, vedete, si è messo a ballare. Ora se parte facciamo un po' di salvataggio perché. Anzi, facciamo così che mi sento più sicuro. Perché se partiva e mi picchiava contro era un po' di problemi in più per noi. E lì si è
se fossi stato lì ad aspettare, probabilmente domani tra 4 anni sarei ancora lì. Così, come ho fatto le ragnatele, oramai ad aspettare quel camion che se ne va, perché non sono buggati, non si levano mai più. Devo anche fare la pausa, oltretutto. Ho detto 10:30, sono le 9:30. 9:37. C'è un posticino. Pare di no. Cosa fanno questi? Vedrebbe che c'avevo già il piede sul freno fronte. Il piede sul freno fronte. Il piede sul freno pronto perché ho dato subito una frenata. Poi ho visto che non era insomma così urgente frenare. Allora ho mollato il freno, ho fatto andare a retardare il freno motore. Potevo benissimo frenare, però non serviva. Quindi. E ora si mettono. Guarda come corrono, fanno la gara quelli. Non so, ho capito, dai, sono 9:50, poi mi fermo. Tra l'altro c'ho già mal di gola oggi. Non, è da tanto che non parlo, eppure c'ho già mal di gola. Qua c'è la possibilità di sorpassare. No. Perché la gente deve stare ferma. Perché questo qui giustamente ha fatto che rifare qui e poi infilarsi all'ultimo. Ma perché questa golf qui? Ora stiamo qui fino a domani. Quello lì non mi passa anche perché faccio così, sennò. E non mi passano. Ho capito, sono le 10:03, io non ci posso fare niente. Ce la facciamo? Poi ho le luci sopra o sbaglio? Sì, perché non si vedono le luci sopra, ma si vedono solo in basso? Bah, a sapere. Dai! Vabbè, io faccio la pausa qui, ragazzi. Allora, 10 e 16 facciamo venire le 11. 47-48 minuti di pausa. Ora possiamo riprendere. Tanto per andarmi a fermare qui di fianco, che tanto oramai era l'ora di fermarmi. Sono già fermo qui. Quanto ti manca per uscire da questa situazione? Scusa, eh. No, perché io sarei anche qui che sto aspettando. Qui non stai neanche toccando. Niente. Non gli toccherai neanche lo specchio. Forse con la luce di ingombro glielo tocchi. Ma la luce di ingombro è fatta di gomma, quindi non rischi niente. Ok, ora puoi andare. Dai, non c'è niente che tocca. No, no, no. Voglio mettere le quattro frecce, però la macchina no. Cioè, lui fa l'incidente, ma la macchina no. Però l'incidente lo fa contro la macchina. Va a sapere. Cosa fa? Fa passare anche me. Sì, guarda come lo rifacevo. La precedenza io voleva passare lui. Ora abbiamo sto Volvo davanti che non cammina. Ah, invece va. Pensavo non andasse, sapete come i Volvo qua su Eurotruck partono sempre ai 5 all'ora. Però sono quelli nuovi generalmente che vanno piano. Questi qui modello vecchi vanno più forte. Non chiedetemi secondo quale strana legge, però generalmente i Volvo FH4, serie 4, sono più lenti a partire nei movimenti in generale. Il motivo di questa frenata improvvisa qual è? Arrivare fino ai 30 all'ora perché c'è una strada? Cioè, ma non lo capisco io. Non capisco. Beh, forse potevo fermarmi anche qui a fare la pausa. No, perché se sono le 11 e mezza non ce l'avrei mai fatta. Fermavo qua. E però è sterrata? Eh sì, è quella sterrata. O no? Non me lo vedo di qua. Una di qui, ce n'è tipo due in sta strada, che una è sterrata e l'altra no, ma questa mi sembra fosse sterrata. Sì, infatti, questa è sterrata. Ok, andiamo. Andiamo, dai. E lui cosa fa? Li ferma, aspetta di infilarsi qua che non c'è nessuno. Vabbè. La polizia di là giustamente è riuscita a capire che io ero sopra il limite degli 80 quando sarò stato agli 83. Dal di là, subito dietro la curva, mi ha fatto la multa, immediatamente. Ma queste cose proprio non mi piace quando succedono queste cose. Va bene che ho 1 milione, c'ho quasi 1 milione di euro. Adesso li ho spesi per farmi il camion. E quindi posso permettermele, ma
Non mi piace come è fatto, perché non mi puoi dare la multa se sei nell'altra corsia, dietro una curva, che probabilmente non hai neanche visto che sono passato io perché eri concentrato a fare la curva. E poi questi che si devono mettere davanti per poi non andare. Perché mi sorpassi se poi non vai? Ora io devo anche andare piano in questa curva, però con un camion e ci sta tutto, però. Allora non sarmi neanche a sorpassare se sai che devi andare più piano di me. Quanto ci manca? No, abbiamo un camion davanti, 4 ore e mezza. Qua è quel posto che vi dicevo invece che è asfaltato. Vedete che c'è tipo un altro cerchio. Però questo è asfaltato. Sì, questo è asfaltato. Ho un asfalto più chiaro, ma mi sembra sia asfaltato. O non è asfaltato. No, questo non è asfaltato. E allora quello. Oh, erano tutte e due sterrate. Non me lo ricordo. Mi sembra che uno fosse asfaltato. Qui in teoria inizia l'autostrada, sì. E non finisce più fino a Uppsala. Quindi possiamo aprirci fino a 90 km orari. E teniamo sulla sinistra perché noi prima che usciamo qua ne passa 270 di chilometri. Quindi. In realtà quanto segna? 4 ore e 20, beh, secondo me ci vuole anche un po' di meno, per fare 260 km col camion. 4 ore e 20, 4 ore e un quarto. Sembra un po' tante, però può anche essere. Magari se rispetti tutti i limiti, a parte che qui il limite è di 90, quindi. Poi non capisco perché, perché da quanto ne so in Svezia è sempre 80 il limite. Però segna 90, qua è 70 addirittura. Belle ste curve che fa tipo destra, sinistra, mi piace. A parte che è molto più stabile anche per il camion. Che non fai la curva, non ti sposti di là. Bergamotet. Ma anche perché. Perché sei più tranquillo e non rischi neanche di capotarti. È molto più difficile capotarti quando sei così che quando sei dritto. Ok. E ora via. Dovrebbe essere tutto tutto così. Sì, infatti, tutta così fino a Uppsala. Vai, c'è uno svincolino, ma non è nulla di che. Per cui direi che ci possiamo salutare, ragazzi. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Che ora è? In realtà, no, sono le 4 e 5 in realtà. E quindi non c'è niente da sentirmi alla radio di bello. Vabbè. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Dadan è tutto. Ciao a tutti.